Ciao raga, benvenuti nella mia vita, come state? Spero tutto bene. Io sto impazzendo perché sto facendo un miliardo di cose. Si sa che durante le feste qual è la cosa che si fa di più di tutte? È mangiare! Anche mangiare, ma nel mio caso anche lavorare, perché ho tantissimi nuovi progetti fighissimi, come Twitch per esempio, che stanno partendo finalmente e sono molto molto entusiasta, ma anche molto incasinata. Anche perché Snoop non ha ancora imparato a fare i suoi bisogni fuori casa, quindi raga, sto impazzendo, sto sclerando! Oggi raga farò un bellissimo video a proposito di mangiare, che appunto riguarda questo bellissimo calendario dell'avvento, che è un calendario americano, veramente bombe caloriche, mi faranno fuori nel giro di una giornata perché lo mangerò tutto qua in video insieme a voi. Prima di partire subito con questo bellissimo video, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, mettere like se questo video potrebbe piacervi e cliccare qua sopra sulla campanella per rimanere aggiornati sui miei video con una notifica. Il video dello scorso venerdì l'avete visto? Se non l'avete visto ve lo metto proprio qui, così potete andare a vedere la nuova ricetta vegetariana per Natale, Capodanno, quindi una ricetta bellissima da fare insieme ai vostri figli, ai vostri amici, perché è veramente semplice, però è una cosa spettacolare, buonissima. Scrivetemi anche delle vostre ricette se volete vederle, io le farò e vi nominerò anche nel video. Direi di iniziare subito a mangiare. 4, 13, 11, 3. Raga, non c'è l'uno, non mi hanno messo l'uno. No, raga, non possono avermi dato un calendario tarocco, cioè non esiste. Voi vedete l'uno? Lo vedete? Io non lo vedo. Dai, raga. 8, 23, qui c'è il 2. Questo è il 7, 16, 24, 6, 4. No, raga, davvero non c'è l'uno? No, raga, lo vedete? No, veramente seri. Se lo trovate, avvisatemi, ma anche se mi avvisate è troppo tardi, quindi. Sono rincoglionita fino a questo punto. L'ho trovato, raga, è qua! Ma dai, ma scusate, ma non si vede un cavolo! Wow, wow, wow. Come si apre, tra l'altro? Oh, cosa ci sarà mai qua dentro? No vabbè, no vabbè, il Kinder Bueno che io adoro, raga, non so se a voi piace, però al cocco, oh mio Dio, siete ancora in tempo a comprarlo, lo so che io sono un po' in ritardo col video, avete ragione, però meglio, almeno i primi giorni ve li potete mangiare tutti in un giorno, tutto bianco, cioccolato bianco e cocco. Raga, è stupendo, lo adoro. Passiamo subito al 2, immediatamente, perché sennò non finisco e non posso permettermelo, dato che devo mangiarmene 25 di cosi. A casella numero 2. Che c'è qua dentro? Cos'è? Dai, esci. Ok, che cosa sono questi? Poi li apriamo. Lemonade Wild Cherry. Strano. Strasberry, vabbè. Direi di provare questo qua. Lemonade al limone. Cioè me ne sono partite un miliardo. Cioè sono delle palline piccoline. Saranno delle robe tipo frizzanti. Guardate che roba. Voglio scoppiettare tutta. Aiuto. Buone. Sono al limone. Ok, passiamo subito al numero 3. Qui? Dove cavolo è il 3? Eccolo! E cosa ci sarà mai dentro? Le caramelle, quelle gommose, ci piacciono! Buone! Buona, ci sta! Quindi direi di andare al numero 4! Dove sarà il 4? Eccolo qui! Vediamo un po' cosa ci sarà qua dentro! Adoro! Cioccolato, noccioline e caramello. Ma che bello questo video, ma io lo adoro. Consistenza giganterrima. Proviamolo. È uguale come nella foto, identico. È il nostro Snickers, ma più morbido. Direi di passare al numero 5. Ve l'ho detto che era una gara contro il tempo. Devo mangiare tutta questa roba in pochi minuti. Raga, l'avete visto il 5? Non lo trovo. 8, 12, 21, 11. Ma metterli in ordine, no? No, uno deve impazzire, perché deve impazzire. Qua c'è il 7, il 9. Da vedere che non mi hanno messo il 5. No, ma perché io penso che siano tutti errori? Invece sono io l'errore. Cioè io l'errore mentale nel mio cervello. Eccolo il 5.
Ma vai, era la faccia del pupazzo di neve, questo è gigante, c'è di Babbo Natale. Ma cosa c'è qua dentro? Mamma, vieni fuori, vieni lì. C'è anche un foglietto. Vediamo un po' cosa c'è scritto. The Blue Ticket. Presenta questo ticket in uno dei nostri store a Milano. Utilizza il codice sconto nel momento dell'acquisto. Quindi vai sul sito www.americangrunge.it entro l'11 febbraio 2022 per ottenere il 15% di sconto sul tuo prossimo acquisto. Tanta roba! La felicità è fatta per essere condivisa. Condividi la tua fortuna e esperienza con la famiglia di American Grunge. Scatta una foto dal tuo biglietto fortunato con il calendario dell'avvento e postala sui tuoi profili social. Tagga American Grunge su Instagram e Facebook e American Grunge su TikTok. Quindi raga, top! Sono patatine al peperoncino! Assaggiamo. L'odore è particolarmente forte e insomma, vabbè. No vabbè, sono le mie nuove patatine preferite. Raga, sanno proprio di peperoncino, ma non sono piccanti, sono proprio al gusto peperoncino. Sapete quelli che li mettono sopra i nachos? Quelli, non sono piccanti. Quindi anche a chi non piace il piccante può mangiarle tranquillamente. Ah, sono peperoncino e formaggio, proprio come i nachos. Senza perdere tempo, passiamo al numero 6. Eccolo qua. Trovate subito, strano. Ma basta, i bastoncini di zucchero. Una cicca. Basta, non c'è nient'altro. Noi ci mangiamo invece il bastoncino di zucchero che si è rotto. E questa è una cosa molto triste. Molto triste. Dopo le patatine, sì, così, pronti via. Pronti e via. Ma no, dopo le patatine vi assicuro che è una cosa decisamente simpatica. Ma che è? Cioè menta e zucchero. Dopo le patatine top. Andiamo avanti subito, quindi siamo arrivati al numero 6, ce ne mancano ancora un botto, raga, io... 7! Attento, 7! Altre patatine! Anche queste al chili, triangoli. Buone, buonissime, stupende, non sono piccanti per niente, ma sono meravigliose. Le adoro, sono le mie nuove patatine preferite. Numero 8, devo dire che si aprono molto facilmente questi sportellini. Di solito tutti i calendari che ho preso nella mia vita non si aprivano, spaccavo ogni volta tutto. Ecco appunto, come non detto. Oddio, si è aperto, sento l'odore. E guardate di cioccolatoso. Oh, lo voglio. Ma non esce, perché non esce? Quando partorirò farò così. I biscotti agli M&M's. No! Assaggiamo. Buonissimi. Sono troppo carini, guardate che belle. Tra l'altro questa è una faccina. Numero 9. Un'altra cosa gigantesima. Fluffy Stuff. Cotton candy. Tipo zucchero filato mini. Oh mio Dio. No, vabbè. Guardate, come immaginavo è lo zucchero filato. Quante cose ne inventano? Oh mio Dio, è appunto un concentrato di zucchero, ma non è come lo zucchero filato che mangiamo in giro a Luna Park. È troppo dolce. Va a gusti, però è figo la storia qua malata. 10. Ma adesso sarà dentro? Ovviamente gli M&M's. Brownie M&M's. Assaggiamo. Alla torta, raga. Non c'è la nocciola dentro, è solo cioccolato. Ok, passiamo al numero 11. Sempre una roba al cioccolato. Potreste uscire. Ma come fanno a mettere sta parte? No, scherzavo. Queste mi sa che sono patatine al formaggio hot. Mi stanno uscendo le fiamme dalla bocca, per cui che fighe che sono. Sono di un colore fluorescente. Con queste moriremo. Ecco, raga. Queste sono piccanti. Eccolo qui, numero 12. Le tortine di questo marchio qua, io le amo. Passare dal piccante al dolce mi sta mandando a male questa cosa, raga. Buonissima. Solo oggi avrò preso 40.000 calorie. Ok, numero 13. Eccolo qui. Sta diventando più difficile del previsto questo video. I classici Oreo. Mi piacciono. Cos'è che non mi piace? Una barbabietola, fine. Ma è un Oreo strano. Oh mio Dio. È un Oreo tutto ricoperto di cioccolato bianco. Che spettacolo è.
ovviamente dentro c'è l'oreo classico, spettacolo. Numero 14. Allora, me li giocherò a tombola. Eccolo qua in mezzo. Allora, una cicca, c'è un botto di roba qua dentro. Un'altra cicca, un'altra caramella. E poi c'è una roba strana, cioè una roba cartucciata di cartone. È una fregatura questa. Una carta di cartone vuota. Ma dai, un'altra, aspetta, ce n'è un'altra dentro. Ma dai, ma scusa, ma cos'è questa? Una taroccata, come quando tua mamma ti porta la calza per la befana e dentro c'è solo il carbone. Vabbè, mamma, grazie. Numero 14, pacco, pacco, devo dire pacco. Cosa c'è qua dentro? Che cos'è? Ah, che carino! Il Babbo Natale della Kit Kat. Spettacolo, stacchiamogli la testa. Troppo carino. Rate, è bellissimo. È fatto da Dio. Eh no, purtroppo il cioccolato della Kit Kat. Numero 16. Woohoo! Oh, vabbè, un lecca lecca pop. Ah, unicorno, assaggiamolo. Devo ancora assaggiare un attimo, non capisco, ancora ci sto tiro. È buonissimo, mi piace. Questo me lo mangio stasera. Ok, passiamo al numero 16. Spero di non aver sbagliato. E infatti lo abbiamo già aperto, 16, quindi numero 17. Sono rincoglionita. Speriamo di trovare qualcosa di salato. Io preferisco il salato al dolce. Voi cosa preferite invece? Salato o dolce? Ecco, ho trovato dolce. Sono delle palline di cioccolato e cereali. È più gonfio d'aria che cibo. Vediamo se scoppia. Tipo le scorreggine di lato. Che carine. Va bene, assaggiamo. Poi dai, ci stanno. Passiamo al numero 18. E ci stiamo avvicinando al 25. Aia. Che cos'è sta roba? Cos'è? Million Scola. Ma va. Sono tante palline, raga. Così, le vedete? Ma sono buone, sanno di Coca-Cola? Ma non capisco se sono cicche. No, non lo dice. No, saranno caramelle. 19. Apriamo la nostra giraffa. No, che non è una giraffa, raga, ma è un alce comunque, vabbè. Cioccolato bianco e crema e biscotti. No, vabbè, cioè, guarda che spettacolo. Guardate che bello che è. Un quadratino così. Ah no. Non mostra la guancia. Buono. No, per i miei gusti è troppo troppo dolce. Raga, non sto bevendo neanche un goccio d'acqua, Devo arrivare alla fine. Numero 20, dove sei? Che cosa ci sarà mai qua dentro? Un altro Babbo Natale, no? Questo è un pupazzo di neve, cioccolato al latte. No, mi dispiace mangiarlo, è troppo fatto bene. Vabbè, ci mangiamo il segherino, dai. Buonissimo. E adesso passiamo al numero 21 e siamo quasi alla fine, io sto per esplodere. Questa è una roba gigante. No, che cos'è? Che cos'è sta roba qui? Allora, sono patatine al peperoncino e al lime. Stranissimi, hanno lo stesso colore di quelle altre, quindi suppongo che saranno piccanti. Allora, sono salatissime, piccanti quando le ingoi, e stanno di lime. Lime e peperoncino, molto intense, molto saporite. 22, vedo la fine. Che cos'è? Vabbè, una roba enorme, è un toast di qualcosa. Toast di cioccolato. Paura, giocherate in roba. Ma chi è che si mangia sta roba qui? Cioè, io diventerei obesa in 5 secondi. Vabbè, raga, assaggiamola subito con la patatina al formaggio in bocca. È una torta. Ma il cioccolato. E adesso il numero 23. Che cosa c'è qua dentro? È gigantesca questa porca. Red snack. Cioè, ma guardate, il packaging è fantastico. Io lo amo. Questo ha vinto tutto. Patatine molto particolari. Alla crema. Raga, vale la pena comprarlo soltanto per queste patatine. E adesso numero 24. Ta-da-da-da! Siamo alla fine. Anche qua mega pacchetto, paura che non ce l'ha mai. Sta male, ma ce l'hanno quei rapper gli americani. Guardate, un altro rapper snack. Fighissimo. Potato quiz. Devo dire, niente di particolare. Ultima casella da aprire, quindi il numero 25. Io sto trasbordando da tutti i pori, zucchero e sale come se non ci fosse un domani. Probabilmente morirò dopo questo video. E dov'è il 25? Ce lo siamo perso? Raga, perché non vedo il 25? Non trovo il 25. Raga, non mi hanno messo il 25?
Non c'è il 25, raga. Ma dai, ma non mi bastano non mettere Natale, scusa, il giorno di Natale non me lo metti. Niente, raga, è finito il video. Ho mangiato tutto il calendario dell'avvento, infatti si sente che è molto, molto meno pesante. Quindi, raga, metterò in descrizione qua sotto al video il link della loro pagina web, così potete andare a visitare il sito e acquistare anche voi American Crunch. Devo andare a correre e smaltire tutto quello che ho mangiato. Ci vediamo venerdì con un nuovo video su YouTube. Ciao, raga, un bacione grande!